Buongiorno compagni di viaggio, come va? Benvenuti in questo nuovo video. Questa volta vi porto con me in camper, in montagna, e vi faccio vedere com'è stato dormire con temperature un po' rigide fuori. Abbiamo avuto qualche problemino sia con la stufa che con l'acqua, ma lo vedrete appunto nel video, e c'è stato anche qualche problema tecnico a livello di qualità. Spero comunque che apprezziate il video perché vi ho voluto portare con me a vedere com'è stato appunto dormire col freddo fuori. E buona visione. Ciao! Buongiorno, siamo in partenza per una notte in camper. Adesso riempiamo giusto un po' d'acqua. Sono con Fra, fatti vedere, Fra, saluta i nostri amici. Ciao. Carichiamo un po' d'acqua. Allora, mettiamo qua la pompa, il nostro attacco universale. Riempiamo giusto un po', non tutto, tanto staremo via solo una notte. Domani ci faremo una bella camminata in montagna. Già particolarmente freddo qua in città. Infatti in montagna ci sarà un po' da soffrire. Rimettiamo a posto il tubo. Siamo pronti a partire. In realtà non andremo tanto lontano, direzione Alpe Colombino. Ok, via, partiamo. Laggiù. As long as you are by my side, all along the way. Adesso stiamo uscendo da Giaveno e la nostra idea è andare là sopra con il camper e trovare un posticino per dormire. Un'altra volpe, ciao volpina! È la pipì. Siamo arrivati all'Aquila, laggiù c'è l'albergo dell'Aquila, il famoso albergo che sembra quello di Shining. Il cielo è splendido. Da questo lato si vedono le luci della città di Torino. In questo momento sono le 6:30 di sera, ci sono meno 4 gradi e quindi fa già piuttosto fresco. Adesso accendiamo il riscaldamento in camper e ci mettiamo un po' al calduccio. Facciamo qua, mettiamo la temperatura, mettiamo 20 gradi. Allora, abbiamo un problema, è andata in blocco la caldaia, ogni tanto capita. Adesso quello che ho fatto uscire un po' di aria dai tubi del gas perché è stata spenta un po' di giorni la bombola. Adesso l'unico è aspettare un quarto d'ora e vedere se questo blocco passa. Nel frattempo qua davanti mettiamo gli oscuranti così almeno si crea un minimo di barriera contro il freddo, anche se in realtà questi oscuranti sono di carta praticamente. E due. Ok. Vedete? Carta pesta praticamente, però almeno un minimo lo fa. Ci riproviamo. Tac, tac. Mettiamo 20 gradi e vediamo se riparte. Adesso vedete che lampeggia, vuol dire che la caldaia sta andando. Riscaldamento partito, per fortuna, perché cominciava a fare freddo. Abbiamo messo sull'acqua, ci facciamo un bel piatto di gnocchi col sugo. C'è solo un problema. Questa notte, prima di partire, si è aperta la valvola di sicurezza, quella che sotto i 5 gradi apre la ghigliottina e fa uscire tutta l'acqua nel serbatoio, quindi siamo senza acqua. Molto bene, per fortuna dobbiamo fare solo una notte e non ci serve, abbiamo un po'
di bottiglie di acqua di riserva tra frigo eccetera, mal che vada scendiamo qualche chilometro più giù e troviamo dell'acqua, però sta di fatto che è così. Non è partita benissimo questa notte. Ciao. Adesso mettiamo un pizzico di sale grosso, non troppo perché sennò ci vengono le vene varicose. Qua versiamo gli gnocchetti senza fare troppi danni, ecco appunto. Aspettiamo un minuto e siamo pronti a mangiare. Questa è altissima cucina. Grazie cameraman. Prego, qua ce n'è uno. Ciao. Mangiarlo crudo? No. Volevo mettere un goccio d'olio nel piatto, ma è leggermente congelato. Il camper è stato fuori per strada questi giorni e si è tutto congelato. Ciao! Fa particolarmente freddo. Abbastanza. Sì, ci sono tracce di volpe e cinghiale. Le volpe ne abbiamo già viste due o tre. Sono le 8:30 di sera, noi abbiamo già finito di mangiare. Siamo abbondantemente sotto zero, non vi so dire esattamente quanto. Devo controllare poi dentro. Per terra c'è un po' di neve. Infatti domani sarà un problema perché noi vogliamo andare a camminare, ma io ho i ramponcini mentre Fra no. Quindi quello sarà un po' un problema. Con le luci della città, le luci di Torino in lontananza. Qui siamo a 1250 metri di altitudine in quella che era una vecchia stazione sciistica alle porte di Torino. Siamo infatti a una trentina di chilometri dal centro di Torino. Adesso è rimasto questo albergo dove dentro c'è un bar. Ci siamo solo noi qui in questo piazzale e fa veramente veramente freddo. Credo che siamo attorno ai meno 5, meno 6, però forse percepiti anche meno. Infatti adesso, dopo aver fatto una passeggiatina qua, torniamo in camper. Eccolo laggiù il camper. E qui viene la parte migliore della serata. Infatti ad un certo punto abbiamo sentito dei rumori fuori dal portellone e c'erano due volpi che cercavano da mangiare. È stato un incontro ravvicinato molto emozionante. Questa è la seconda, sono due volpi. Guardate che bella, ciao! Adesso gli ho lanciato un pezzettino di pane. Va bene, lasciamole tranquille. Bene, ho appena controllato l'applicazione del meteo. Mi dà meno 5 gradi e da meno 9, meno 10 questa notte. Quindi farà fresco. Avete visto le volpi qua davanti perché venivano a cercare da mangiare. Teino? Teino caldo? Teino. Non c'è cosa migliore di avere fuori meno 6, meno 7 gradi e noi in camper, tranquilli, col tè caldo, la stufa accesa, abbiamo 20 gradi dentro. Chi ci ammazza? Filmettino. Ore 11 di sera. Diamo un'ultima occhiata fuori prima di metterci a dormire. Le volpi non ci sono più adesso. L'unico rumore che si sente sono questi cani che abbaiano, perché altrimenti siamo completamente immersi nel nulla. Anche laggiù non c'è più nessuno. Il freddo adesso è abbastanza pungente. Credo che siamo attorno ai meno 6, meno 7, adesso non ho la certezza. Però quando si fanno queste uscite
con questi van si scopre come siano coinventati malissimo. Infatti è pieno di pareti completamente congelate, come il portellone, le pareti dietro e anche ovviamente i vetri davanti. D'altronde sono scatole di latta questi van. Dentro si sta bene perché comunque in questo momento abbiamo oltre 18 gradi, però capite bene come la dispersione del calore sia elevatissima. Le aziende, nonostante le cifre che si pagano, le aziende non è che ci tengano particolarmente a coinventarli, ad isolarli. È arrivato il momento di andare a dormire. Buonanotte. Che leggo ad alta voce. The next day. Buongiorno. 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 Ore 8 di mattina. Fuori ci sono meno 8,5 gradi. Dentro il camper ce n'è 13-14, ma adesso ho alzato il riscaldamento. Però devo dire che abbiamo dormito veramente bene, almeno io ho dormito bene. Fuori non c'è ancora nessuno. Vedete, c'è solo una macchina laggiù. Facciamo colazione e poi vediamo. Intanto ci scaldiamo. Bene ragazzi, si conclude qui il video di questa notte passata in camper qua in montagna. Spero vi sia piaciuto. Adesso noi iniziamo la nostra camminata, che probabilmente sarà il prossimo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!